Eccoci giunti a questo nuovo video fatto da una location un po' particolare. Vediamo un attimino se con questa telecamera funziona. E mentre mi muovo registro, perché qua ho messo una telecamerina che dovrebbe funzionare e riprendere la situazione. Vediamo un attimino se il tutto funziona. E allora, il tema, qual è il tema? Il tema è la gestione delle emozioni, come gestire le emozioni e l'amore, perché emozioni e amore sono correlate, come gestire le emozioni per conquistare il successo e l'amore. Il successo in tutti gli ambiti della nostra vita, perché vi sono diversi ambiti della vita in cui noi possiamo, diciamo, avere successo. Gli ambiti della vita sono le relazioni sentimentali affettive sicuramente, ma non soltanto le relazioni sentimentali affettive. Vi sono diversi ambiti della nostra vita in cui possiamo avere successo: l'area lavorativa, la realizzazione nella vita, nel lavoro, nel denaro, la realizzazione con noi stessi. Sono tutti ambiti della vita in cui noi possiamo avere successo. Oppure possiamo fallire, se interpretiamo il fallimento come nel modo sbagliato, bene, allora possiamo sicuramente fallire. Però il fallimento potrebbe anche essere interpretato nel modo giusto e quindi essere semplicemente un modo per avere delle informazioni. Certo è che il vero successo si dovrebbe imparare, diciamo, da noi stessi, di consolidare le esperienze positive, mentre le esperienze negative dovremmo consolidare quelle degli altri, cioè dovremmo vedere le esperienze negative che fanno gli altri in modo tale da non farle noi, insomma. E questo è quello che bisognerebbe riuscire a fare per essere persone che possono, diciamo, ottenere dei risultati buoni nella loro vita. E che c'entrano le emozioni? Perché le emozioni gestiscono il successo, l'insuccesso in amore? Perché le emozioni sono dei trasformatori di realtà, cioè la nostra realtà viene percepita in funzione delle nostre emozioni. Non ci sono, non possiamo fare diversamente che questo, cioè le nostre emozioni vanno a trasformare completamente la nostra realtà, la trasformano, ma in modo assoluto, direi. Quando noi viviamo un'emozione forte, la nostra realtà assume delle connotazioni particolari. La nostra realtà è una realtà che diventa, diciamo, allineata al tipo di emozione. Quando siamo innamorati e quindi siamo emozionati, la realtà che andiamo a vivere è completamente diversa dalla realtà che andiamo a vivere quando non siamo innamorati. E ci sono, diciamo così, se noi vogliamo vedere, diverse possibilità, e queste diverse possibilità quali sono? Sono, ad esempio, ci sono tre sistemi che deformano completamente la realtà. Questi tre sistemi che deformano la realtà sono la deformazione, appunto, che vuol dire vedere in modo aberrante la realtà, no? L'aberrazione è proprio un qualcosa che deriva dalla scienza oculistica, vedere una forma, vederla in modo diverso. Oppure la cancellazione, cioè noi possiamo cancellare dei dati e questi dati, diciamo così, non saranno più utilizzabili, per cui vediamo la realtà deformata.